Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, dopo un sacco di tempo, vi mostro il decklist del mio GB. Allora, faccio alcune premesse. Ho montato la lista con le carte che avevo. Qui vedete l'extra, ma vi farò uno screen soltanto alla fine del video, in quanto mi mancano i rank 4, quindi i rango 4, che cerco, quindi se li avete magari mandatemi un messaggio privato. E boh. Il deck sì, mi è girato molto ma molto bene, ma purtroppo non è tanto il suo meta, possiamo dire. E niente, detto questo, penso di aver fatto le giuste premesse, le altre le faremo durante il video. Cominciamo con la lista. Per i mostri gioco 3 Laquari, non ne gioco 2 in quanto è figo a 3, no vabbè scherzo. Gioco 3 in quanto la pecca di questo mazzo è proprio la Denko secca, perché se arrivo in campo e non hai warning sono cazzi per sto mazzo, in quanto comincia a non fare veramente nulla. Proseguendo abbiamo doppie queste che è buono a 3, ottimo in quanto è target di Icaro ed è un addino dal cimitero alla mano per qualsiasi carta Rider e Bestia, vabbè le Proving no, comunque il carro sì. Poi doppio Darius, ovviamente GB Common, cerco tutti i secret, preferibilmente americani, e a 3 pesantissimo, è inutile, a 2 è perfetto. E niente, il reborn dei GB, basta saperlo sfruttare al momento giusto. Poi triplo bestiari. Bestiari, innanzitutto ci fa da Typhoon e infatti non in gioco di main. Seconda cosa, è un ottimo, cioè ottimo, è un target di attacco Icaro ed è il materiale fusione, chiamiamolo così, che ci permette di fare Gizarus e fare un meno 2 all'oppo. Poi vabbè, gioco con Retiari, un Murmillo e un Raio di Tech come in tutte le mie liste GB. Ora direte, ma che cazzo giochi a fare Raio se hai bisogno di Proving, Pod e roba varia? Non penso che voi siate tanto imbecilli da andare a fare Raio e poi faccio Pod. Continuando con le spells abbiamo tripla Proving, per la versione che gioco io almeno penso siano staple, must. Poi tripla lancia, nelle mie versioni precedenti l'ho solitamente giocata a 2. E devo assolutamente ricredermi, questa carta è veramente forte a 3, soprattutto in Gladiator Beast. E boh, giocatela a 3, è troppo forte, se l'oppo ti fa bottomless tu gli spari lancia, arriva TT tu fai lancia, e fa mirror tu fai lancia, cioè una roba assurda. E puoi imparare il culo sia ai materiali fusione che alle fusioni stesse, diciamo così. Poi gioco doppio Kaiser. Inizialmente non volevo giocarlo semplicemente per non spendere soldi, ma poi mi sono reso conto che era una spesa necessaria per giocare questo mazzo. Una carta troppo troppo forte che mi ha fatto vincere parecchie, dico parecchie, partite. Purtroppo non è il meta di questo mazzo, ma vabbè, questa carta è necessaria assolutamente a mio parere. Poi gioco doppia pod e non gioco le tanky. Perché non gioco le tanky? Perché ogni volta che le andavo ad attivare l'oppo mi faceva Typhoon o Fairy Wind, insomma queste cose così. E la cosa mi ha mandato in bestia. Quindi ho preferito giocarmi anche le pod. Un'altra cosa, un altro motivo per cui ho deciso di giocare le pod è perché di primo sono delle carte veramente ma veramente forti, in quanto è impossibile fare special di primo, almeno per la mia versione. E boh, può aiutarci a trovare la carta trappola o magia, quella che sia, al momento giusto se abbiamo culo. Poi vabbè, gioco un Book. Infine per il comparto trappole, che è la parte di cui il mazzo abusa, possiamo dir così. Gioco doppio carro, non 3 in quanto a 3 personalmente mi è risultato pesante. A 2 mi sono trovato molto molto bene, una counter molto forte dei GB. E che devo dirvi, a un mio parere ho testato GB anche con 3 carri, a 1 non avrebbe molto senso, ma vabbè. Niente, non so cos'altro dirvi sul carro. Poi doppia Mirror Force che
Volendo potete sostituire, cioè non sostituire, giocate mono Mirror Force più la nuova Mirror, la Storming mi sembra si chiami, quella che fa tornare in mano per farci capire, e risterebbe benissimo nel mazzo. Poi gioco doppia Fiendish, perché no, perché non continuare a rompere le palle all'oppo. Poi doppio Mindcrush, doppio Icaro come avrete potuto capire già da prima. Poi doppio Baboku, che è una carta che è troppo forte in GB, ci permette, non prendiamo danno e ci permette di farli partire, quindi tornare nel mazzo e roba varia. Poi Warning, Bottomless e la Win Condition. L'extra non è completo, quindi vi farò uno screen qui sotto e vi dico che gioco un Heraklinos, il nuovo GB Nerokius, poi doppio Gizarus a 3, non so, mi è sembrato un pochino non pesante il fatto che mi occupava un po' di slot, poi doppio Sedari, poi un Tolemaio, cioè Tolemeo come cazzo si chiama, e un Diamond, un Rebellion, un Tiger King che non giocando le tanky forse può essere un pochino inutile, vedete voi. 101, Castle, Direwolf, Exciton e Abyss Dweller. Mi auguro che la lista vi sia piaciuta, magari qui sotto nei commenti scrivete il vostro parere, magari suggerite miglioramenti, ma penso che vada bene così, almeno per la versione classica. Non mi piacciono le Test Tiger, è boh, una cosa mia e anche di molti altri. E cosa dirvi ragazzi? Prossima deck profile vedremo cosa fare, prossima anche unboxing, penso i Megatin, anche come speciale per i 1600 iscritti, dato che non ho ancora fatto nulla. E boh, se avete da fare qualche domanda sul mazzo, sul canale, insomma, quello che volete, scrivetemi sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, seguitemi su Facebook e arrivederci al prossimo video.